Buonasera, buonasera. Allora ci troviamo per la nostra diretta settimanale tutti i giovedì alle 5, alle 17. Vediamo se arriva qualcuno. Allora, l'argomento di questa settimana sono i pidocchi, dato che ho avuto tante richieste di informazioni via mail, via messaggi. Buonasera! Stavo dicendo che l'argomento di questa settimana sarà l'olio essenziale di lavanda come rimedio naturale per la prevenzione dei pidocchi. Ok, vediamo se arriva qualcun altro prima di iniziare a parlare di come usare l'olio essenziale di lavanda per prevenire i pidocchi, perché tanti me l'hanno chiesto in questi giorni. Faccio così, estraggo una carta, come faccio sempre. Buonasera, Daniele, Maggi, Monica, buonasera. Che bella carta! Purification, purificazione, ed è anche in tema con l'argomento di oggi. Il mio campo energetico è stato ripulito di tutto ciò di cui non ho bisogno. Buonasera, dottoressa Luana, buonasera. Allora, dicevo, dato che tante persone mi hanno chiesto informazioni, si vede che è un tema caldo in questo periodo. La lavanda come rimedio naturale per la prevenzione dei pidocchi, perché si vede che in questo periodo ci sono molti pidocchi in giro. Tra l'altro ho visto che il blog post più letto nel mio blog, podereargo.com, è proprio questo su come prevenire i pidocchi. Allora, l'olio essenziale di lavanda, che ha un profumo intensissimo, naturalmente parlo di olio essenziale di lavanda officinale, il mio è biologico certificato, ha un aroma talmente forte che non è amato da molti parassiti e anche dai pidocchi. Quindi è un metodo molto efficace per prevenire i pidocchi. Come si usa? Basta metterne, vedete, io ho esperienza con le mie figlie, ho due figlie che adesso hanno 20, 22 e 17 anni, quindi problemi di pidocchi per fortuna non ce li abbiamo più, però in passato le mie figlie hanno usato sempre l'olio essenziale di lavanda. Come si fa ad utilizzarlo? Basta prenderne una o due gocce. Se poi conoscete il mio olio essenziale di lavanda, sapete che è talmente profumato che ne basta pochissimo. E si massaggia nelle zone più colpite. Io di solito alle mie figlie lo mettevo qui intorno alle orecchie, qui sopra la testa, dietro alla nuca. Ne basta pochissimo. E mettendolo prima di andare a scuola è una forma di prevenzione perché, come vi ho detto, l'aroma molto forte della lavanda non è amato dai pidocchi che stanno lontano. Un'altra cosa che si può fare, sempre a scopo preventivo, è quello, per esempio, di mettere, adesso io qua non ce li ho, ma anche di mettere qualche goccia di olio essenziale, per esempio, sui codini. Anche quelli in stoffa, tra l'altro ho visto anche in farmacia che li vendono già profumati con l'olio essenziale di lavanda, in una fascia per capelli si può mettere qualche goccia, oppure io mi ricordo lo mettevo anche, appena si parla di pidocchi a me viene da grattare la testa, alle mie figlie per esempio lo mettevo anche se avevano dei cappelli d'inverno. I cappelli di lana, basta metterne qualche goccia nelle sciarpe. In questo modo i pidocchi stanno lontani e funziona. Io veramente da quando ho utilizzato l'olio essenziale di lavanda
non ho più avuto problemi di pidocchi e anche le mie clienti. Fatemi sapere nei commenti se anche voi l'avete provato, ma tantissime mie clienti che lo stanno usando da anni hanno detto che sono riuscite a risolvere il problema. E il vantaggio è che l'olio essenziale di lavanda, tra l'altro, è l'unico olio essenziale che può essere utilizzato anche dai bambini, e quindi non ha controindicazioni, almeno che uno non sia allergico, quindi può essere tranquillamente usato. L'accortezza è quella di non esagerare, perché poi magari uno tende a mettere troppo olio essenziale, il mio poi è fortissimo, e mi ricordo che le mie figlie a volte mi dicevano: mamma, ma a scuola mi dicevano tutti cos'è questo profumo, cos'è questo profumo? E quindi ecco, di cercare di non esagerare. Un'altra cosa che si può fare sempre per prevenire, e che tra l'altro poi, ecco, non l'ho detto, ma l'olio essenziale di lavanda fa benissimo ai capelli, quindi fate anche, oltre a svolgere un'azione di prevenzione, fate anche benissimo ai capelli. Si può mettere anche una goccia di olio essenziale, per esempio, sulla spazzola, nel pettine che si usa per pettinarsi, quindi anche questo è un metodo per tenere i pidocchi lontani. Tra l'altro, se vi interessa, mi potete anche scrivere in privato, vi mando il link, ho scritto un blog post proprio dove ho elencato tutti i modi in cui può essere usata la lavanda come prevenzione. Quindi vi posso anche inviare il link del blog post. Mentre gli altri prodotti come oliolito non si può usare a questo scopo, perché non è tanto, anche se fa benissimo ai capelli, però contro i pidocchi non funziona, perché non è tanto profumato. E neanche l'idrolato di lavanda, che è fantastico sui capelli, però è troppo poco profumato e quindi non si può usare come strumento di prevenzione per i pidocchi. Quindi il prodotto assolutamente da utilizzare è l'olio essenziale di lavanda. Quindi vediamo se avete delle domande, se l'avete provato in questo modo. Quindi sì, vi ho detto, da mettere direttamente sui capelli la mattina, prima di uscire ai bambini, si può mettere qualche goccia proprio qui dietro la nuca, le zone in cui i pidocchi tendono, non so se avete esperienza, io con due figli con i capelli lunghi, prima di usare l'olio essenziale di lavanda quando erano molto piccole, ho avuto esperienze molto negative di pidocchi, e quindi questo è il modo in cui si può usare. Vediamo se ci sono delle domande. Se avete delle domande, delle richieste, quindi questo è il mio olio essenziale. Il mio olio essenziale è certificato biologico, è ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei fiori di lavanda officinalis, quindi è la lavanda che si usa in aromaterapia, in naturopatia, in erboristeria, quindi è la varietà di lavanda che viene usata per le sue proprietà benefiche. Lo trovate in vendita nello shop online in tre formati. Questo è quello più piccolo, da 5 ml, se no c'è da 10 ml, se no da 20 ml. Tra l'altro siete fortunati, perché fino a stasera alle 10, inserendo nello shop il codice sconto Viva le Donne, era uno sconto che avevo fatto per la festa delle donne, Viva le Donne, scritto tutto maiuscolo, avete il 35% di sconto, quindi potete approfittare e provare l'olio essenziale di lavanda della Lavender Revolution. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Se avete delle domande sull'olio essenziale e sull'utilizzo per i pidocchi. Tra l'altro,
oltre ai pidocchi, la lavanda è anche molto ma molto buona per, adesso ancora siamo in fine inverno, inizio primavera, è ottima per tenere lontana anche le zanzare, sempre per lo stesso motivo, perché l'aroma forte della lavanda dà fastidio alle zanzare, quindi si può usare d'estate come repellente naturale per le zanzare, è fantastico. E poi, tra l'altro, se ci pungono, calma e lenisce le punture di insetto, ma è anche l'olio essenziale di lavanda, è anche un ottimo rimedio naturale contro le pulci. Naturalmente non sostituisce i collari o comunque tutti i dispositivi per eliminare i pulci, zecche e tutti i parassiti, però comunque aiuta ed è in modo naturale. Infatti io ho creato proprio una box anche per cani, perché pochi sanno, ma la lavanda è anche ottima per prenderci cura dei nostri cani in modo naturale, e quindi l'olio essenziale di lavanda ci può aiutare, per esempio, mettendolo nelle cucce dove stanno i cani oppure dove dormono i cani, sul cuscino. Però mi raccomando di usarlo in piccolissime dosi, perché i cani, sappiamo, hanno un fiuto molto ben sviluppato, e in più bisogna fare attenzione che sia gradito dal cane. Per esempio io ho un cane, Pimpa, un mix bassotto, che odia, cioè, dato che ha il fiuto sviluppatissimo, non sopporta l'aroma della lavanda e quindi non lo posso tanto usare per lei. Però invece ci sono dei cani delle mie clienti che lo adorano, anche perché l'aroma della lavanda fa proprio lo stesso effetto che ha per noi, per i cani, quindi li rilassa, favorisce il sonno, il riposo, calma. E ecco, quindi tantissime proprietà di questo fiore straordinario. Allora, vediamo se ci sono altre domande, se avete qualche cosa da chiedermi sull'utilizzo della lavanda. Io ho scritto anche un ebook, The Lavender Revolution, dove ho raccolto tutte queste, tutte le informazioni che ho conosciuto attraverso più di 20 anni di ricerche, di studi, di sperimentazione sulla mia pelle, su quella della mia famiglia e in casa mia, dell'utilizzo della lavanda e di tutti i benefici che se ne possono trarre, perché questa è diventata una delle mie missioni: divulgare il più possibile le straordinarie proprietà della lavanda. Quindi non solo produrre prodotti alla lavanda di alta qualità e certificati biologici, ma anche far conoscere tutti i benefici che ne possiamo avere. E anche è lo scopo di queste dirette: farvi conoscere i tantissimi modi in cui può essere utilizzata la lavanda. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Se avete... Ciao Raffaella, buonasera, come stai? Ciao Bianca, vediamo se avete delle domande sull'olio essenziale di lavanda. Stiamo parlando oggi di lavanda con un rimedio naturale contro i pidocchi. Ok, vediamo se c'è qualcuno, se avete mai sperimentato, avete usato, molte delle mie clienti lo usano per le loro figlie, per cercare di evitare di prendersi i pidocchi. Poi comunque ci sarà la registrazione disponibile, quindi potrete vedere i tanti modi in cui si può usare a questo scopo. E in più, come ho detto, ho scritto anche un blog post dove proprio spiego i tantissimi modi in cui può essere utilizzata per come rimedio anti pidocchi, e come dicevo,
Tra l'altro, la lavanda fa anche benissimo per i capelli. Se vi interessa, magari farò un'altra diretta dove parlerò dei benefici e di come si può utilizzare per prenderci cura in modo naturale dei capelli. Ok, allora non vedo più domande, quindi io vi saluto se non avete niente da chiedere. Vi invito per la prossima diretta, sempre di giovedì, segnatevi la data, ogni giovedì alle 5 faccio una diretta a tema lavanda. Come potete usare la lavanda nella vostra vita quotidiana, per il vostro benessere, per la vostra bellezza, per la pace mentale e per una vita felice e sana. E se avete dei suggerimenti, avete da chiedermi degli argomenti che vi interessano in particolare, di cui volete che vi parli, scrivetemi anche in privato oppure commentate qui sotto nel video e farò una diretta apposta per voi. Bene, io vi saluto.